Ancora una volta il sipario si alza sul desertico teatro di Sakir e gli attori sono pronti alla prima. Assisteremo a uno spettacolo affascinante come la battaglia del 2014 tra Nico Rosberg e Lewis Hamilton? Lo scopriremo presto. Il Gran Premio del Bahrain sta per cominciare. La Formula 1 torna nel deserto oggi su questo eccezionale circuito di 5.412 metri. 15 curve danno svariate opportunità di sorpasso con il contributo di due zone DRS. Potremmo assistere a una gara alquanto strategica oggi. Sakir è un circuito famoso per consumare le gomme posteriori. Aspettatevi di vedere i piloti in difficoltà prima o poi nel corso del Gran Premio. Non vedo l'ora di entrare nel vivo della gara e accanto a me c'è Luca Filippi che è altrettanto emozionato. Ciao, è un piacere rivederti. Grazie Carlo, confermo che anch'io non sto più nella pelle. Oggi ci sono tutte le premesse per una grande gara. Campione del mondo a bordo di monoposto competitive, molti piloti in gran forma e diverse strategie al muretto, pronti a mettere in atto tattiche diverse dal solito per far salire le loro auto di qualche posizione. Hai fatto un ottimo lavoro, ma non è ancora finita. Cerchiamo di conservare il vantaggio e proteggiamo l'interno. Prima di partire diamo un'occhiata alla griglia dopo le qualifiche di ieri. In pole position abbiamo la Renault, accanto a Raikkonen che scatterà dalla seconda posizione. E ora vediamo il resto della griglia. Vettel, Rosberg, Lewis Hamilton e Ricciardo, Verstappen, Alonso, Button e Valtteri Bottas, Palmer, Grosjean, Felipe Massa e Kvyat, Sainz, Gutiérrez, Nico Hülkenberg e Sergio Perez, Ericsson, Everline, Felipe Nasr e Rio Arianto completa la griglia. È quasi il momento di accendere i motori. Andiamo in pista! Salve a tutti ragazzi, tutti gli amici di Game Over, di Michele Riccardo. Ragazzi, abbiamo fatto le due qualifiche, abbiamo fatto un tempone esagerato, 1.33-1. Ho dato 2 secondi a Raikkonen, incredibile. Quindi siamo in pole, ho montato le morbide per poi mettere le dure, che era anche competitivo anche con le dure. Potevo usare le super soft per fare un giro veloce. Non ho voluto usare queste qua in modo da prolungare il pit stop, però molto performante come mischia. Anche questa è una pista che mi piace molto, la conosco molto bene. La difficoltà dell'intelligenza artificiale è difficile, cazzo, ho fatto un errore. Raga, questa è la seconda gara della seconda stagione, praticamente non ho fatto la serie sulla prima stagione per il motivo c'erano alcuni tracciati che non conoscevo. Quindi ho voluto prima familiarizzare con i tracciati e poi mi sono risultato alle serie. Questa è la seconda gara del campionato. Sono rimasto in Renault perché non ho avuto l'offerta della Ferrari, quindi ho preferito restare qui. Quasi sicuramente non ci saranno quel pulizione in questa gara perché, come vi ho spiegato prima, sono molto competitivo in questa gara, quindi non credo che avete rivali.
infatti il secondo giro già sempre il margine su Raikkonen. Anche ha portato l'aggiornamento la monoposto, che sono a livello 4, quindi è quasi al massimo, diciamo. Uno 36 e 2 col carico di benzina. È eccesso il volo come cosa. Abbiamo dato circa 4 secondi a Raikkonen. Questa l'ho sbagliata, questa l'ho sbagliata. No. Meglio lasciare le cose come stanno. Uno 36 e 1. Nonostante l'errore che ho fatto in quella curva, ho migliorato il tempo. Quindi posso ancora migliorare. Ma mi sa che questo è peggiore di quello precedente. No, al contrario invece. Cazzo, non ho più di aver perso molto da me. Che becchi, porca prova. Ho perso quei 3 decimi. Addirittura 4. Abbiamo l'uscita gomma. 33%, non sono molto sbagliato. Non so, in questa curva qui sembra la macchina un po' come se scivolasse. Mentre non mi è capitato sia che nelle qualifiche che se nelle gare libere.
anche se è una mostra diversa. Mescola meglio. Mi sono trovato abbastanza bene con questo tipo di mescola. Siamo settimi. Il nostro compagno di squadra di vediamo se riusciamo a fare il sorpasso, ma non penso, non ho voluto rischiare perché tanto comunque devono entrare nel box, meglio non rischiare molto, magari li bruciamo i soggetti di uno. E qui proprio bellissimo. Ah, benissimo, sono passato in testa. Cazzo, ho anticipato la sterzata e mi sono trovato male lì, ho perso qualcosa. Peccato, poteva essere un bel giro questo. Basta prova. Previsione del tempo. Non dovrebbe piovere, si arriva alla perturbazione in previsione. Il tempo lo vedo un po' scuro, quindi... Certo, se venisse a piovere... cambierebbe anche la gara. Non ho mai gareggiato con la pioggia su questo tracciato, quindi non so. Non mi troverò. Perfetto.
Benissimo, abbiamo fatto registrare il miglior parziale. No, il miglior parziale. Abbiamo migliorato il nostro miglior tempo. Vediamo un po'. Non facciamo sparature, forse ci riusciamo. Perfetto. Cazzo, 1:36.084. Magari volevo scendere sotto il muro dell'1:36, non ci sono riusciti. Era uno. Cazzo. Perfetto. Grazie. Un decimo sotto con le gomme medie, incredibile. C'è da dire che è anche più leggera la macchina, quindi mi sembra logico. 1:35.6. Che tempi, mamma mia. A 20 secondi da Hamilton. Secondo me sto spingendo un po' troppo. Cazzo. Ma porca troia. Aggiornamento completo gara. Sei in prima posizione davanti a tutti. Il distacco dalla vettura dietro di te è 23,4 secondi. Monta gomme morbide usate. Fai attenzione alle gomme, adesso devi finire la gara con il tempo attuale. Rimangono ancora 4 giri. Mamma mia, 23 secondi. Quasi quasi posso fare anche un altro pizzetto. Vediamo le gomme come stanno, vabbè. Ma vediamo anche una buona gestura delle gomme. La troia, porca. A chi se ne frega.
Eppure non ho tagliato, sembra dopo l'esterno della curva, quindi ho perso tempo. Meno 3 fa 22 secondi. È inutile andare a messa la grassa. Bene, dai che non ho passato niente. Questo mi fa così. Va bene. Troppo facile, ragazzi. Troppo. È troppo facile su questo tracciato, poi gli altri tracciati erano un po' più difficile a fare. L'ultimo giro di dominio assoluto. Quindi 27 secondi. Guarda, credo che sia l'ultimo settore, settore centrale, cioè. Dopo si è arrivati al traguardo. Ottimo lavoro, oggi hai superato ogni nostra aspettativa.
Bella vittoria per il team Renault oggi. Luca, qual è stato il segreto di questa vittoria? Beh, probabilmente la gestione delle gomme è stata determinante in questa gara. Come sempre, la velocità in sé non è tutto, bisogna mantenerla costante per un intero stint, se non per tutta la gara. Quindi riuscire a tenere un buon tempo sul giro senza sforzare troppo le gomme. E la vettura si rivela spesso un fattore decisivo per la vittoria. Ora è il tempo dei festeggiamenti, dopo un gran premio fantastico. Ed ecco i primi tre che salgono sul podio. E ora diamo un'occhiata alla classifica piloti. L'attuale primo in classifica aumenta il proprio vantaggio in vetta dopo l'ottima prova di oggi. Vorrei farti una domanda, Luca. Secondo te chi è il pilota del giorno? Ah, senza dubbio Rio Arianto. Oggi era proprio su un altro pianeta. Impressionante. Ed ecco come si configura il campionato costruttori. I punti di vantaggio della Renault sugli inseguitori aumentano. Oggi la scuderia Mercedes ha dato una prova di forza e ha risalito la classifica. Dopo questa gara vincente, sarebbe da pazzi perdersi il prossimo appuntamento. Vi aspettiamo. Ragazzi, questo è tutto. Il video finisce qui. Se vi è piaciuto mettete un like, commentate e iscrivetevi al mio canale. Alla prossima!